che è sicuramente, io me ne occupo tanto, ringrazio anche per avermi indicato quel grande aspetto di Chiara, è vero che me ne occupo da sempre, ed è vero che secondo me Dick è un classico della modernità, se non della postmodernità, no? Se c'è tempo magari torniamo su questo termine. Così come è vero, devo dire però che Ridley Scott è un regista effettivamente molto significativo. È un regista, diciamo, americano, non è un regista europeo, e quindi per esempio ha proprio la capacità, mi sembra, dei registi americani, di alcuni registi americani, di muoversi tra i vari generi narrativi, no? La fantascienza, ma anche la ricostruzione storica, eccetera, eccetera, la appunto i film di guerra e così via. È un regista che in qualche modo ha attraversato l'immaginario contemporaneo, come dire, organizzandolo secondo i generi narrativi, no? È un grande narratore e credo che in effetti meriti di essere ricordato per Blade Runner, ma anche per altri film. È un connubio interessante, insomma, quello che si crea un po' casualmente tra uno scrittore tutto sommato emarginato, marginale, come Dick, e un regista che allora nell'82, quando il film è uscito, non aveva ancora, diciamo, la fama che ha acquisito adesso. Riguarda anche Dick, che è uno scrittore difficile, prolifico, no? Ve lo sapete, scrive decine di romanzi, ossessionato dai problemi economici anche, però anche i suoi fallimenti, secondo me, ci dicono molte cose interessanti, più di un certo tipo di proda, magari più elegante, più stilisticamente coerente, però poi che magari alla fine non è che ci dica un granché. Ecco, nel 1982, quando Ridley Scott lavora sul progetto di Blade Runner, naturalmente Dick viene coinvolto con una certa prudenza, anche perché non è che Dick abbia delle idee, non era un grande frequentatore di film, di cinema. E come spesso succede nel cinema, appunto, a livello di produzione cinematografica, gli scrittori sono guardati con un certo sospetto, probabilmente ha ragione. Infatti lui fa delle osservazioni, vorrebbe intervenire, gli fanno vedere delle sequenze, in un primo tempo è molto, è abbastanza perplesso, poco a poco però si convince che Ridley Scott sta facendo un'operazione interessante nel passaggio dal romanzo Due Android Dream, appunto, a Blade Runner. Però quello, ecco, che già introduce una nota tragica è che in effetti poco tempo prima di poter vedere il film completato, Dick muore, no? Era ancora abbastanza giovane, è nato nel 28, nel momento in cui, tra l'altro, in qualche modo il film e il successo del film potevano aprire le porte anche di un certo benessere, no? Perché evidentemente lui aveva i diritti, insomma, essendo lo scrittore da cui il romanziere che aveva dato ispirazione per il film, quel momento muore e di fatto non riesce, insomma, a partecipare al successo del film. Il film, d'altra parte, intendiamoci, non ha un successo immediato grandissimo, forse perché è un film difficile, forse perché è un film in qualche modo addirittura all'avanguardia, in qualche modo, in una qualche misura. Ha un grande successo poco a poco, per esempio anche attraverso, appunto, le cassette, poi DVD, eccetera, si diffonde la conoscenza, poi c'è tutto il discorso, qualcuno di voi lo sa, no, di una nuova versione, Director's Cut, che in qualche modo dovrebbe offrire un'interpretazione più vicina a quello che intendeva fare il regista, che, come peraltro succede sempre nel cinema, aveva dovuto fare i conti con le esigenze della produzione. Ma questa è la storia del cinema. Io non mi formalizzerei tanto su questi problemi, perché il cinema nasce così, nasce da una serie di collaborazioni, no? di tanti individui, poi c'è la produzione che finanzia
con cifre spesso molto alte, ed è chiaro che si crea un meccanismo di rapporti non sempre facili, e questo, diciamo, questo problema riguarda anche Blade Runner, no? In cui esistono più versioni, la prima, poi una che sarebbe più vicina alle intenzioni del regista e così via. Però insomma il cinema è così, ecco, non c'è niente da fare, non è come l'opera letteraria dove c'è un autore e basta, però guardate che anche a livello letterario poi l'autore deve comunque misurarsi con l'editore, eh? L'editore può fare quello che vuole con un testo narrativo, non è poi così più semplice il problema del tema. Però insomma si tratta di individui, non di tanti nomi, di tante presenze, di tanti ruoli, no? Come succede nel cinema. Dunque Dick viene coinvolto nel progetto, però nello stesso tempo lo si tiene un pochino a distanza, appunto vede delle sequenze, in un primo tempo sembra che abbia delle riserve sulla scelta di Harrison Ford come protagonista, poi però si convince, lo incontra, ci scherza su, è ovviamente un po' affascinato dal personaggio femminile recitato da Sean Young, Rachel, perché corrisponde a questo modello della cosiddetta dark haired girl, della ragazza con i capelli neri, che per lui era una sorta di mito femminile, no? La ragazza dei capelli neri, quindi piace insomma personaggio di Rachel, anche se, come voi sapete, chi di voi ha già visto il film, il personaggio di Rachel è proprio uno dei punti in cui il film si distanzia di più dal romanzo di Dick, no? Rachel nel film è un personaggio gentile, è un androide, ma degli androidi rappresenta proprio l'aspetto più, non solo più seduttivo, ma anche più dolce, cioè perché il modello femminile è, come dire, molto gratificante anche, diciamo così. Ecco, mentre invece nel romanzo Rachel è un androide estremamente crudele, no? Che addirittura a un certo punto seduce il protagonista del romanzo, sto parlando del romanzo, e che con cui ha un rapporto abbastanza squallido, che in qualche modo ferisce profondamente il protagonista. Mentre allo stesso tempo la stessa Rachel però poi rivela un inaspettato, la Rachel di Dick, un inaspettato elemento di umanità quando riflette sulla sua incapacità di avere figli, no? Sul fatto che gli è negata la maternità. Tutto questo nel film scompare, Rachel è proprio una sorta di modello femminile, ed è il personaggio con cui non so se sto rivelando troppo, ma insomma di cui si innamora il protagonista, diciamo così, ricambiato eccetera. Ecco, qui va detto che ovviamente uno degli elementi che sempre vengono fuori è la differenza tra il romanzo e il film, effettivamente. Questa è una, qualcun'altra magari vi cito. Però ecco, prima di citarvele, vorrei ricordarvi, sottolineare che il linguaggio cinematografico ha evidentemente una sua piena autonomia, no? Cioè non è sbagliata l'idea che circola tanto, insomma, ma il film però non è fedele al romanzo. Ma che cosa vuol dire? Il film ha un suo linguaggio, ha, diciamo, degli strumenti di comunicazione diversi, ha delle tecniche diverse, pensate al montaggio, che delle volte, come sapete, occupa il regista più della stessa operazione, diciamo, di costruzione del film, e quindi non credo, insomma, che valga la pena di fare questo tipo di confronti. Ridley Scott segue un suo percorso, Dick è profondamente presente comunque nell'ispirazione, nella rappresentazione di un certo tipo di futuro, dopodiché il regista segue la sua strada. È interessante comunque, ecco, per chi magari ama Dick e ama il film o vedrà il film e così via, è interessante vedere alcune differenze. Beh, naturalmente se vogliamo parlare della più evidente o delle più evidenti, ecco, per me il film c'è l'uso della musica, no? C'è la colonna sonora, c'è famosi, anche diventati giustamente famosi, no? momenti musicali di Vangelis o Vangelis, come lo volete chiamare, che in qualche modo connotano anche, no? Come dire, l'intensità anche drammatica, alle volte però romantica
degli episodi del film, e evidentemente basta questo per dire che il film e il romanzo non possono essere la stessa cosa. Ecco, Ridley Scott fa un'altra operazione, direi giusta, cioè semplifica la trama del romanzo di Hook. Giusta, perché le trame del romanzo di Hook sono molto complicate. Hanno intrecci che si mescolano, hanno tanti personaggi, eccetera. Non è un caso che il cinema americano degli ultimi, direi, 20-25 anni ha spesso attinto dalle opere di Dick, ma soprattutto dei racconti. Perché? I racconti sono più semplici. I racconti hanno ovviamente trame meno complicate. Allora, Ridley Scott serve un romanzo e che cosa fa? Semplifica, puntando sulle immagini, puntando sulla qualità visionaria delle immagini, semplifica la trama del romanzo, insomma, no? Per esempio elimina tutto, diciamo, una specie di intreccio secondario che è di tipo religioso, perché c'è appunto, no, un personaggio che in qualche modo si presenta come una specie di messia, no? Di la reincarnazione di Cristo, ed è una delle cose più interessanti del romanzo, perché in realtà si tratta di un vecchio attore che interpreta un ruolo, straordinaria, diciamo, intuizione di Chiana. Siamo nel 68, col romanzo, però evidentemente non c'è sufficiente spazio per questo tipo di trama nel film. Altre cose vengono ridotte o in qualche modo semplificate. Nel romanzo c'è tutto il discorso sul mondo futuro in cui non esistono più animali, non è mai stato disterminato dalle radiazioni che in qualche modo hanno contaminato l'America. Per questo il romanzo e il film fanno riferimento all'America. Quindi c'è il motivo degli animali artificiali, no? Gli animali in carne ed ossa non esistono praticamente più, sono sostituiti da animali artificiali. Due androids dream of electric sheep, si può sognare solo le pecore. Questo c'è molto meno, c'è qualche accenno, ma c'è molto meno nel film. Ecco, dove, diciamo, Ridley Scott probabilmente interviene di più è su uno però dei punti cruciali del romanzo di Dick. Cioè Dick, in effetti, in il suo romanzo, ma anche altrove, in questo romanzo, Due Androids Dream, ma anche in altre opere, come dire, batte o sottolinea fortemente il significato negativo degli androidi. Gli androidi per lui non sono, diciamo, i robot tradizionali, no, della fantascienza, sono fondamentalmente creature disumane, no? Sono creature disumane. Sono il doppio spietato, crudele dell'umanità, no? Sono coloro che incarnano dell'umanità, come dire, proprio gli aspetti meno emotivi, meno legati ai sentimenti, meno legati alla pietà. Naturalmente poi è anche vero che nel romanzo di Dick si potrebbero trovare dei momenti in cui questo viene modificato, perché Dick non è uno scrittore facile, quindi prende, come dire, uno spunto, però poi delle volte si allontana, no? Ma insomma non abbiamo tempo di terminare il romanzo. In ogni caso gli androidi di Dick sono creature crudeli, sono il simbolo della crudeltà dell'universo. In un saggio famoso che in Italia è stato pubblicato in un volume di Feltrinelli, no? Se vi pare che questo mondo sia brutto, questo è il titolo della raccolta di saggi, ecco, nel saggio intitolato Uomo, Androide e Macchina, lo cito direttamente in italiano, 1976, Dick inizia scrivendo, mi pare che fosse una conferenza, quindi dicendo, poi scrivendo: nell'universo esistono cose gelide e crudeli, a cui ho dato il nome di macchine. Il loro comportamento mi spaventa, soprattutto quando imita così bene quello umano da produrre in me la sgradevole sensazione che stiano cercando di farsi passare per umane, queste creature, pur non essendolo. In questo caso le chiamo android, no? E qui evidentemente il riferimento è al romanzo e anche ai replicanti, sarebbe anche ai replicanti del film. Mi riferisco a una cosa prodotta per ingannarci in modo crudele, spacciandosi con successo per un altro. Sì, in italiano mi pare che è qualcosa che non funziona del tutto, però questo ho davanti. Che ciò avvenga in un laboratorio o meno, per me non ha molta importanza.
L'intero universo è una sorta di enorme laboratorio da cui provengono scaltre e crudeli entità che ci sorridono tendendoci la mano. Ma la loro stretta è quella della morte e il loro sorriso è di un gelo tombale, no? E questi sono gli androidi del romanzo di Dick, sostanzialmente. Forse qualche cosa non funziona del tutto. Ecco, nel film, come sa chi di voi l'ha visto o vedrà, chi lo vede per la prima volta, invece gli androidi, che adesso si chiamano replicanti, però sono le stesse creature artificiali, si caricano di fortissime emozioni umane, no? Vengono caricati di emozioni umane. Che il film procede, le figure dei replicanti si caricano, cioè diventano figure profondamente umane. Questo tanto più quanto il mondo umano del film si rivela degradato, no? Degradato, si rivela invece infelice, si rivela legato a meccanismi di potere, eccetera, eccetera, no? C'è una sorta di rovesciamento del rapporto tra esseri umani e replicanti, no? Replicanti appunto è il nome che viene usato nel romanzo. Questo naturalmente succede anche, è sicuramente interessante rifletterci proprio pensando a quello che è il cinema, perché anche grazie alla bravura degli attori, no? Gli attori che Ridley Scott utilizza per fare replicanti riescono in qualche modo a dare un senso della loro umanità, dicendo che loro personaggi, e in qualche modo a rovesciare, no? Il presupposto di chiaro. E naturalmente tra questi attori c'è Rutger Hauer, no? che recita, che fa la parte del capo di replicanti, Roy Batty, no? Che nel film ha un ruolo molto maggiore di quanto non abbia il suo replicante narrativo, no? Perché poi c'è questo gioco di rispecchiamenti. Tra l'altro nel romanzo di Dick si chiamava Beatty, con la tisola. Nel film di Ridley Scott, Roy, che naturalmente vuol dire re, no? Re dei replicanti, si chiama Betty con due T. E Betty, come qualcuno di voi sa, in inglese vuol dire un po' suonato, un pazzo, è un pazzo. Insomma, è un pazzo carico di umanità, però, no? Che in qualche modo può diventare il simbolo dell'umanità. Questo poi nel film è sottolineato dal fatto che i replicanti sono consapevoli che la loro vita ha un termine, no, molto preciso. In realtà non vivono come gli esseri umani, sono destinati a morire rapidamente. Per cui la ricerca dei replicanti che sono tornati sulla Terra, da cui erano stati, diciamo, esiliati, e anche la ricerca, diciamo, del tentativo di un modo per poter vivere più a lungo, per poter vivere come gli esseri umani, no? I replicanti sono come gli esseri umani, sembrano esseri umani, in realtà hanno le emozioni degli esseri umani, forse sono perfino meno degli esseri umani, hanno maggiori esperienze degli esseri umani, hanno viaggiato per l'universo, ma vivono poco, sono destinati alla morte, no? E vedete come Ridley Scott sviluppa un motivo che tra l'altro si può vedere anche in altri film, e si può vedere anche in Prometheus, dove appunto questa lotta contro la morte, che comunque è in arrivo, che comunque deve arrivare, è uno dei motivi di Prometheus, di questo ultimo film di Ridley Scott. Ecco. Tutto ciò fa, diciamo, del film di Scott un prodotto diverso dal romanzo di Dick, senza che perciò certi elementi non colleghino le due opere, ma non in modo, come dire, meccanico, letterale, filologico. Il film non è mai, diciamo, una riproposta filologica di un'opera letteraria. Se lo fosse, probabilmente sarebbe una noia mortale, no? E qualche volta, insomma, succede di queste cose qua, di solito mi entusiasmo nessuno. Ecco, in realtà è il discorso, quello che collega la parte, naturalmente alcune somiglianze, alcuni riferimenti della trama, quello che collega il romanzo di Dick e il film di Scott è la stessa domanda, no? Cioè, che cosa vuol dire essere umani, no? Cosa significa l'umanità
che cosa bisogna fare, no? per essere umani, no? Questo sì, questo certo è, diciamo, significa una continuità, ma non è legata tanto, direi, a singoli dettagli del romanzo, perché Ridley Scott si sente libero di fare un po' quello che vuole, ecco. Tra l'altro, appunto, uno studioso importante, un carissimo amico che purtroppo è morto anche prematuramente, Franco Lapolla, professore di letteratura americana e storia del cinema a Bologna, ha proprio sottolineato come in questo senso e per questo tipo di interrogativi è vero che Dick è molto presente nel cinema americano degli ultimi anni, se vuoi degli ultimi decenni, ma non appunto di nuovo a livello di resa letterale delle trame, ma per gli interrogativi che in qualche modo sollecita nelle sue opere e di cui molti registi si sono fatti carico. Interrogativi che riguardano il carattere illusorio dell'esperienza, la difficoltà di stabilire un rapporto tra finzione e realtà, tra artificiale e naturale, no? Tutte categorie che la contemporaneità in qualche modo, soprattutto in una dimensione come quella americana, mette fortemente in discussione, no? Mette fortemente in discussione. E da questo punto di vista, però, di nuovo, il film di Ridley Scott dà delle indicazioni importanti, no? Proprio perché si presenta anche come un film, come dire, dove, diciamo, la stessa trama continuamente si mette in discussione, no? Gli stessi personaggi cambiano di identità, no? Dove lo stesso discorso su un futuro che evidentemente da una parte ci allontana dal presente, ma dall'altra parte continuamente rinvia a un presente, alla storia, adesso poi finirò magari citandovi una cosa molto interessante, ma su questo, tutto questo rende fragile, rende continuamente modificabile la trama. E questo naturalmente si vede anche a quel livello di continuo discorso intertestuale. Noi oggi non tendiamo più a parlare di influsso diretto o di citazionismo, non è questo il punto, è proprio il livello intertestuale, il continuo mescolarsi di riferimenti alla tradizione letteraria o alla tradizione della fantascienza, alla tradizione del cinema di fantascienza. Pensate, meno questo lo dico perché all'inizio, no? Questo occhio che fissa, no? Questa pupilla spalancata che guarda al mondo, che ci rinvia subito, diciamo, agli episodi conclusivi, alle scene conclusive di 2001 di Stanley Kubrick, lo ricopri, dove l'occhio dell'astronauta si dilata per cercare di capire una realtà incomprensibile, no? Incomprensibile. Insomma, il livello intertestuale, cominciando da tutti i riferimenti e tutti i giochi certo anche di citazioni, ma insomma di trasformazione di un modello come Frankenstein, sono evidentemente estremamente significativi. Così come il discorso, diciamo, delle ibridazioni, del fatto che tra l'artificiale e umano non ci siano più confini precisi, che l'artificiale è più umano dell'umano, eccetera, eccetera, tutto questo trova una rispondenza negli elementi narrativi e nei generi narrativi che il regista mescola continuamente.